sì, bacino, sì, 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 Empoli, Napoli, 2-0 al Castellani, si interrompe la maledizione, via la maledizione, l'ultima volta, se vi ricordate bene, al Castellani finì 3-2 per l'Empoli, e lì il Napoli perse l'opportunità di vincere lo scudetto, vero Giacomo? Sì, Giacomo è tristissimo, sì. Ma in questa partita la vendetta è compiuta perché il Napoli riesce a vincere al Castellani, a Empoli non vinceva dal 2017. Il Napoli torna a vincere al Castellani e si porta altri 3 punti, si porta più 18 dall'Inter. Ebbene così ragazzi, il primo tempo da con i fiocchi, errore clamoroso che della difesa dell'Empoli, gol di Ismail, che il difensore dell'Empoli sbaglia e quindi regala l'occasione. Vabbè, regala, con errore di Ismail regala l'occasione a Napoli portarsi in vantaggio. E poi ragazzi, successivamente la rete del 2-0 è stata poi firmata da Victor Osimhen, che segna il totale 19 gol in campo in Serie A e si porta avanti nella classifica marcatori e si gode il primato, grandissimo Napoli. Però durante sempre la partita del primo tempo Kim sbaglia un'occasione incredibile ragazzi, un gol mancato per un ciuffo d'erba, madonna ragazzi, che portiere è Guglielmo Vicario, Vicario, anche se ha subito 2 gol e anche una papera, Vicario ha dimostrato di un'ottima azione, Vicario è un grandissimo portiere che l'ho visionato, Vicario anche un pochettino Tommaso Baldanzi, uno degli obiettivi di Giuntoli per sostituire in estate Piotr Zielinski, che a quanto pare Zielinski la prossima stagione non verrà confermato il rinnovo, quindi andrà via sicuramente, non ci sono margini, non ci sono per il momento aperture per il rinnovo, ma si scoprirà presto a giugno, perché ragazzi ora di rinnovi non si può parlare manco di mercato, perché giuramento tra Napoli e la società non dovrà parlare di rinnovi, e di rinnovi se ne parlerà direttamente a giugno e quindi a fine stagione, quando si tireranno le somme e vedremo cosa accadrà da qui fino a giugno. Ma il Napoli ha ancora altre partite a cui pensare, dopo queste partite il Napoli si parlerà di rinnovi e poi si parlerà di futuro. Ma grandissima prestazione, ma anche un po' dell'Empoli, l'Empoli non granché, ma devo dire una cosa, Mario Rui si è fatto espellere come un asino, sei un asino, sei un asino, sei un asino, no, 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 Ciuccio, no, 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 Giacomo, no, non stavo dicendo a te, non stavo dicendo a te, non stavo dicendo a te, Mario Rui, sì, un Ciuccio, sì, ti fate espellere come un cretino, sei un cretino Mario Rui, è dato proprio un caos. Nukauš ha caputo che mamma mia la portava in ospedale, la manco in ospedale, lo portava in due cielo, maronna, coppo cielo, lo portava e ti sei fatto espellere come uno stronzo e siamo subito corsi ai ripari, anche con 10 uomini in Napoli ha vinto, ma lui si sembra tu però, Sfaletta ha dormito a metterlo. Matteo Oliveira, Oliveira che sta più capace di te, sta più 90 minuti. Ah, mi sono tolto qua la scheda per mettere il mass. Madonna mia. E poi, vabbè, negli ultimi minuti cambio eccezionale, entra un Dombele finalmente. Torna Gaetano, che non lo vedeva in campo nella partita all'Olimpico contro la Roma. Madonna, Gaetano che con occasione, ma però Vicario, su bellissima parata su Gaetano. E anche sul tiro di Osimhen, ma tutti i vari tiri che sta fatto Osimhen, tutti in fuori gioco proprio, bam, come se non piovesse, tutti fuori gioco. E però nel secondo tempo si è vista poca azione, ma anche dell'Empoli che è tutto difendersi. E come questa partita è finita come in casa, che l'ultima volta in casa nostra contro l'Empoli finisce 2-0, e anche qua al Castellani finisce 2-0, ma la maledizione è finita, noi siamo contentissimi. Quindi il Napoli continua a vincere, adesso testa alla prossima partita che sarà in casa contro la Lazio. Quindi da vostro loser è tutto, noi spero che questo vostro video vi sia piaciuto, quindi da Giacomo e da loser è tutto.